Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Shop. Finalmente iniziamo la nuova serie di Red Dead Redemption 2 e io non vedo l'ora, quindi vi chiedo di supportare questa nuova serie con un bel mi piace. E questa volta il vostro supporto è ancora più importante perché sto iniziando questa serie in ritardo rispetto a tanti altri. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. E se superiamo i 30.000 mi piace per questo video, domani provo a mettervi addirittura 3 puntate. Ma soprattutto condividete il video agli amici, fategli sapere che abbiamo iniziato finalmente e preparatevi perché sarà un gioco incredibile. Sarà la nostra storia, prenderemo noi le decisioni. Il primo Red Dead Redemption è stato uno dei miei giochi preferiti, ma tranquilli, potete seguire questa serie anche se non avete giocato al primo, perché questo è un prequel, ovvero la storia che stiamo per andare a vivere è ambientata prima del primo Red Dead Redemption. Ma in ogni caso tranquilli, ci penserò io a darvi tutti i dettagli, a farvi scoprire ogni segreto, perché sarà una serie in vecchio stile, quindi ricca di momenti didattici, approfondimenti sui personaggi, sulla storia. Quindi ragazzi, lasciate tanti mi piace, condividete il video agli amici. Io direi che non ci resta che iniziare, vai! Oh, Red Dead Redemption 2, ragazzi, preparatevi perché questo potrebbe essere il gioco dell'anno. Veramente, il prossimo grande gioco di questo tipo sarà probabilmente GTA 6, ma passeranno 5-6 anni. Quindi è questo il momento, questo è il gioco. Ragazzi, io ho aspettato non sapete quanto. Il primo Red Dead è stato uno dei miei giochi preferiti, ha un finale pazzesco. Probabilmente uno dei migliori finali in assoluto nei videogiochi, ma ve ne ho anche già parlato. Ma adesso vediamo che storia ci racconteranno. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on! Come on! Yeah! Quello dovrebbe essere Morgan, il nostro protagonista. Non vedo l'ora di conoscerlo e scoprirlo. Anche perché ragazzi, adesso penso il gioco ci introdurrà tutti i personaggi che faranno parte di questa grande storia. Sapete, Rockstar li confeziona sempre alla grande. Vai ragazzi, capitolo 1, Colter. E mi raccomando, non vi fate spaventare dal fatto che non è doppiato in italiano e quindi ci sono solamente i sottotitoli, perché è proprio questo il bello. Anzi, apprezzate il doppiaggio originale che... A questi livelli, come è stato in GTA 5 e queste grandi produzioni, è veramente al massimo. Questi sono grandi attori che interpretano questi personaggi. Quindi, insomma, io non lo vedo come una cosa negativa. Questa dovrebbe essere la carovana, la banda di Dutch, di cui noi facciamo parte. Vedete, non ci sono solo i criminali, ci sono anche tutte le famiglie. Miss Gaskell, get that fire lit, quick! Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out. See if we can find one of them. And this? Just for a short bit.
And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we're gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Ok. Ragazzi, inizia ufficialmente la nostra avventura su Red Dead Redemption 2. Seguiamo Dutch, come avrete sentito, non ci stanno dando molti dettagli su quello che è successo. Ci stiamo facendo un'idea. Been 2 days or more like this now. It has to blow over soon. Beh, migliorerà presto. Non credo che il tempo migliori moltissimo. Comunque, ragazzi, deve essere successo qualcosa. Probabilmente eravamo braccati da qualche banda. Delle persone sono morte, come avete potuto vedere. Qualcuno è andato in ava scoperta e non è tornato. Anche un certo John. Forse, non lo so. Magari stanno parlando di John Marston, che è il protagonista di Red Dead Redemption 1. Ok, non ho visto il ponte. Ah, ecco ragazzi, intanto stiamo facendo il tutorial del cavallo. Questo gioco è veramente incredibile. Avrà un sacco di cose molto verosimili. Per esempio, uno che mi ha colpito. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. Vedete? A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. Wait, is that someone coming towards us? Sì, che poi noi ragazzi viaggiamo con quella carovana, non so se si dica carovana, comunque con tutte quelle persone, ognuno ha il suo ruolo, avete visto, c'è il medico, c'è quell'altro che cucina. Però stiamo affrontando un viaggio che ancora non conosciamo perché non ci hanno volutamente dare dei dettagli. Micah, chi è questo? Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. Io non so, ragazzi, se devo parlare su, insomma, vedete questi dialoghi, voi potete ovviamente leggere, ma non vi voglio distrarre. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine.
Things always turn out right for that boy. Secondo me stanno parlando di John Marston, appunto, il protagonista del primo Red Dead Redemption. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Ok, ah no, mi è passato. Ah, è passato veloce il tutorial. Potevo fare qualcosa, vabbè. Comunque, ragazzi, guardate i dettagli sulla neve. Questa è una cosa assurda, veramente. Io non so se YouTube restituirà lo stesso feeling che ho io. Possiamo parlare con Micah? Vediamo se ha visto qualcun altro. Devo mettere il sottotitolo con il nome di chi parla, perché secondo me è più facile. It's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, but shelter. So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders, you know me. Okay. Let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Over there. Okay. Let's head down there. Ottimo, ragazzi, abbiamo trovato una casa. Magari se... insomma, c'è gente, l'abbiamo capito. Non sappiamo se è ostile o no. Però potrebbe essere un ottimo riparo per noi. L'icona della salute si trova in basso a sinistra. Quindi insomma, ragazzi, dicevo, potrebbe essere quel John. Ora non vi voglio dare troppe info, perché comunque questo è un prequel. Quindi tutto quello che succede adesso è successo prima della storia del primo Red Dead Redemption. Quindi insomma non voglio spoilerarvi troppo. Ma tranquilli che tutti i riferimenti e insomma ci saranno comunque momenti didattici. Ci saranno, c'è tutto, ragazzi. Questa serie dovrà essere la nostra serie. Mi spiace solo che la sto iniziando un po' tardi rispetto a tanti altri. Però insomma, ragazzi, ancora di più serve il vostro supporto. Che figata, l'ha legato. Madò, seguiamo Dutch, guardate. No, vabbè, ragazzi, io non voglio passare tutta questa prima puntata a dire guardate, guardate. Però è assurdo. Stanno facendo una festa qui intanto. Festa, per modo di dire, in mezzo a tutta questa tormenta. You too, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Esatto. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Ok, ci ripariamo, ragazzi. Questo sarà adesso un grande tutorial, quindi state tranquilli. Come al solito io vi chiedo sempre di prendervi un paio di puntate per... A parte, ragazzi, questo è il gioco, punto. Cioè, non esiste che non lo seguite. E spero che non ci siano i soliti che dicono, però non è in italiano, non è doppiato, ragazzi. Excuse me. Hello. Tranquilli, cioè. Hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Non finirà bene, secondo me, eh? Assolutamente. Gentlemen. We can't help you, mister. Oddio, che ha fatto mica? Arthur, we got a problem. Che succede? Non si vede niente, ragazzi. Oh, cavolo. Arthur, there's a body in the wagon. I hear you, just keep your eyes on Dutch. I think you should go now. Oh, allora, ragazzi, questa è la nostra revolver figo. Ci sono i proiettili, mi sa che in futuro possiamo anche cambiare il tipo di proiettili. Now, friend. Aspetto, aspetto. For much. Please. I am kind of desperate. Hey. I don't believe it. Come here, partner. Oh, cavolo. Come here. Ecco, qua ci ha beccato sicuro 100%. Aspetto il momento giusto. Dutch... vedi? Dutch van der Linde è il nostro capo, ragazzi. Noi lo proteggeremo fino alla morte. Parte la musica western e parte anche la sparatoria. Dove stanno? Mi devo un po' abituare, ragazzi. Eccolo. In mezzo a questa tormenta non si capisce niente. E noi abbiamo la nostra prima sparatoria. È fighissimo. No, vabbè, ragazzi, è fighissimo. Oh, e tu? T'ho lisciato il cappello. Uno sta scappando, dove sta? Ragazzi, datemi un po' di tempo per abituarmi, perché... Ah, scappa! Faccio un po' alla Django, che gli sparo da lontano mentre quello scappa. Vediamo un po'.
Che spettacolo, signori. Tra l'altro è un caso che anche GTA 5 inizia con la tempesta di neve così. Ci ho pensato adesso. Ah, vediamo se c'è qualcuno sopravvissuto in casa. Che spettacolo, ragazzi! E abbiamo fatto un combattimento un po' così. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. Sì, possiamo. Food, medicine. Ok, possiamo rubarci la roba. No, vabbè, ragazzi, ma ogni oggetto, guardate, c'è un'animazione che lo prende e se lo mette in tasca. No, vabbè. Vi ho detto che ci sono tante cose molto verosimili. Il fatto, per esempio, che mi ha colpito è che il nostro Morgan può puzzare. Cioè, se noi non gli facciamo la doccia, lui puzza. E quindi questa cosa allontanerà la gente. La gente reagirà alla nostra puzza. Oppure ci cresce la barba. Allora, mangiamoci intanto un oggetto per riprenderci la nostra salute, che è quel cuore al centro. Perché ci sono due livelli di salute, quel cuore e quell'altra stecchetta. Non credo. È un uno strano, alright. Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Sì. Nearly as big as the one on yours. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Cioè, che voce fighissima c'ha Morgan, eh? Proprio da duro, maffa. Senti, ragazzi, mi vado a rubacchiare un po' di roba qua in giro la casa. Io direi di spolpalcere adulta. Però devo trovare un modo per mettere i nomi vicino al sottotitolo, perché così, visto che vabbè, adesso abbiamo puntata, non siamo ancora abituati ai nomi. Infatti portiamoci la gente. Sì, comunque, ragazzi, abbiamo capito, la nostra, diciamo, insomma, il nostro gruppo ha subito delle difficoltà, oltre al fatto che tanti dei nostri migliori uomini sono scappati, anche un certo John, Davy è morto. Siamo rimasti noi, e però sembra che veniamo da un viaggio lungo e difficile, quindi anche il morale, no, è piuttosto basso. Ok, dopo aver cercato... Ok, raggiungiamo Dutch all'esterno, però io, ragazzi, me la voglio un po' ripulire, eh. Vediamo un po', esaminiamo. Cioè, io passerei le ore. Passerei le ore. Sì, era sposato. Ah, ecco, ragazzi, che vi volevo far vedere, questa cosa. Il gioco si può giocare come lo stavamo giocando o anche in prima persona. Vedete? Jake e Sadie. Fatemi sapere magari sotto nei commenti. Non so se metterò un sondaggio, però sotto nei commenti fatemi sapere se volete giocarlo così, la maggior parte, quindi in prima persona o in terza, come abbiamo giocato fino adesso. Io ovviamente preferisco sempre la terza. Però guardate che figata anche in prima. È top. Cioè, ragazzi, la Rockstar. Questo è un gioco della Rockstar. So che qualcuno dirà GTA nel Far West. Beh, te pare poco. Micah, che figo. Keep looking for stuff. Sì. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin. See what we missed. Sure. Andiamo a perlustrare la stalla, ragazzi. Diciamo che stiamo facendo tutte cose un po' tranquille per il momento. Un po' perché ci devono introdurre i personaggi, la storia, il contesto. Avete visto? Ci accennano tante cose, ci stanno dando tante informazioni, ma noi ancora non abbiamo il modo per rimetterli tutti insieme, questi pezzi. Che cazzo ero? Oddio, mi ha messo paura! Scazzottata come uno di questi? Ti ha risalvato, stupido! E questa è un'altra, ragazzi, novità, le scazzottate. No. Not yet. O'Driscoll. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Raga, Morgan è un cane. A parte, saremo anche noi a decidere come farlo diventare, con le nostre scelte. Però at an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Non so, ragazzi, se posso continuarlo a picchiare. Sì, fino alla fine. Fai quello che vuoi. Certo, certo. Uccidi, risparmia o picchia.
Please, spare me. I promise you won't see me again, partner. Get the hell out of here. Dai, lo sapevate, ragazzi, che l'avrei risparmiato su. Non faccio queste scelte all'inizio del gioco. Perché, cioè, più che altro, sì. Prendiamo la pistola. Ci riprendiamo la nostra pistola, giustamente, perché ce l'ha fatta cadere. E anche il cappello. No, vabbè, raga, ma sta cosa è assurda. Cioè, ci è caduto il cappello e ce lo fa raccogliere di nuovo. Notate quanti piccoli dettagli. Ora, anch'io sono sbalordito, penso quanto voi. Il cavallo ci ha visto scazzottare, sarà... Dicevo, sono tutti dettagli che però fanno la grande esperienza. Ora io penso che tanto qua, ragazzi, sarà una storia clamorosa. Se almeno sei ai livelli del primo Red Dead Redemption. E soprattutto quello che hanno detto all'inizio del gioco, no? Quella piccola intro che diceva che ormai il selvaggio West stava giungendo alla fine. Sta giungendo alla fine. È proprio così, ragazzi. Ormai la legge, gli uomini di legge si facevano sentire. Mentre prima nel Far West, appunto era Far West, il lontano West, si poteva fare qualsiasi cosa. Cioè era un posto senza leggi, non esplorato, in realtà non civilizzato a dovere. Sì, leghiamo il cavallo che è nervoso, guardate. Infatti, ragazzi, quando poi arrivarono le prime locomotive. Oddio. Oh, cazzuola, qua sta succedendo qualcosa. Leave her alone! I wasn't doing nothing! She's one of them O'Driscolls! No, she ain't, Michael! Look at her! Miss! Are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick! Come on, now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur! Miss, it's okay. We're bad men. He ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Povera, lei è Sadie, la donna che abbiamo visto nel quadretto. E quindi allora l'uomo nella carrozzina qui era il cadavere del marito. Che brutto, con questa musica western. Insomma, ragazzi, abbiamo iniziato il nostro Red Dead Redemption in maniera un po' lenta, ma sono sicuro che è voluto. Cioè, ci stanno dando tante informazioni che tra un po' ci porteranno sicuramente a una soluzione. Anche perché Morgan, prima di partire, ha detto: che è successo su quel battello? Quale battello? Che succede? Piano piano, ragazzi. Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this... Poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Now how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed.
ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? Oh, Abigail. Quella Abigail. I need you to... I'm sorry to ask, it's little John. He's got himself... Sì, John, esatto. È la moglie di John Marston. He's been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Come detto, ragazzi, io non voglio darvi troppi spoiler su quella che è stata poi la storia di Red Dead Redemption 1. Ovviamente delle chicche, delle cose importanti come questo. Questa è Abigail, la moglie di John Marston. Queste ve le posso dare. Però magari vi può mettere curiosità e lo andate a recuperare. Io ve lo straconsiglio, veramente. È uno dei miei giochi preferiti, bellissimo, proprio dal punto di vista della storia. Ha una storia un po' più matura magari rispetto ai GTA a cui ero abituato, quindi che so, San Andreas per dirvi. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, it seems somebody left recently. And that way. Sure, well, come on then. Però ragazzi, io direi che per questa puntata possa essere tutto. Ci stanno introducendo tutte le meccaniche di gioco, le tematiche che vivremo in questo nuovo Red Dead Redemption. Siamo alla ricerca di John, che io immagino che sia John Marston, unendo i puntini. Ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Io vi do appuntamento a domani, perché da domani riusciremo a fare sul serio. Anch'io sono super stupido, non sapete quanto ho lottato per avere questa copia e portarvela oggi, visto che comunque in ritardo rispetto a tanti altri. Quindi il vostro supporto è ancora più gradito. Vi sto facendo vedere un po' di menu. Vedete, la storia, siamo ancora allo 0%. Sarà la nostra serie. Ragazzi, io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, Amex Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!